I fratelli Publio e Gneo Cornelio Scipione comandarono l'avanzata delle truppe romane in Spagna. Le truppe cartaginesi, al comando di Asdrubale, tuttavia, sconfissero Publio nella battaglia di Castulo e Gneo a Lorca, correva l'anno 212 a.C. Dopo tali sconfitte, Roma affida a Scipione l'Africano, figlio di Publio, il compito di completare la conquista di Spagna. Dopo aver vinto le prime battaglie, il generale più brillante dell'esercito romano si dirige verso Cartago Nova, la capitale nemica nella penisola iberica. Pare che il console Scipione avanzi rapidamente. Quasi tutti gli insediamenti cartaginesi in Spagna sono stati distrutti o sono diventati domini romani. Sì, Publio e Gneo non solo vennero sconfitti in quei luoghi, ma morirono. Rispettivamente erano padre e zio. E magari dirò qualche cosettina riguardo sta cosa. Però vabbè, nel video Scipione, questo Scipione viene chiamato l'Africano in modo un po' prematuro, nel senso che lui acquistò questo nickname, questo soprannome, in seguito a eventi che non vi dico per non fare spoiler. Però Cartago Nova è ancora in mano ad Asdrubale, fratello di Annibale. Non saremo al sicuro finché non sarà in ginocchio. Cartagine deve essere distrutta! È ora che il Senato... Sì, sì, grazie, senatore Catone. Cartago Nova è praticamente inespugnabile. Scipione avrà bisogno di moltissimi uomini per conquistarla. Invieremo rinforzi in suo aiuto. La Spagna deve essere nostra. Com'è la nostra situazione? Un rapporto! Voglio un rapporto! Cartago Nova continua a resistere, console. Finora tutti i nostri attacchi sono stati infruttuosi. Le sue difese sono molto forti. Roma non accetterà la sconfitta. Se la città è inespugnabile, moriranno di fame. Dobbiamo impedire che Cartago Nova riceva viveri. Sì, console. Nel frattempo i nostri alleati continueranno gli attacchi navali. Ciò terrà occupati i cartaginesi. I nostri alleati ci invieranno periodicamente truppe di rinforzo se catturiamo il forte d'addestramento che si trova a sud. Inoltre... in direzione ovest c'è un forte di reclutamento e, molto vicino, un villaggio. Potremmo procurarci nuovi guerrieri addestrando i contadini. Mi pare di non aver parlato di questa cosa, forse. Il forte di reclutamento, vabbè, ve l'ha spiegato cos'è che fa. Il tuo suggerimento mi piace, caro Colossus. Vedo che stai imparando. Ora, mettiamoci in marcia. Olio. Ok, mettiamoci in marcia. Guarda, tutti con l'armatura d'oro istantanea. Senatori che prendono esperienza. Guarda come gli aumenta la vita, guarda lì, e so furbi vecchietti. Eppure gli altri si avvicinano da terre vicine e lontane pur di ciucciargli l'esperienza. I vecchietti so furbi. Aspettate, spostiamoci giusto un attimino. Voi venite pure. Venite e prendetene tutti. Pavonius poverino si becca le cose un po' più scarse. Però due sacerdoti li appioppo anche a lui. Ma sì, stiamo qui, godiamoci un attimino la brezza marina vicino alla costa. Diamo tempo a sti vecchietti e così guadagnano vita massima. Una cosa assolutamente utile, così sono più duri da buttare giù. Tra un attimo sto vecchio c'ha più vita di un princep. Sta arrivando il momento. È arrivato. Bene, io sto molto cazzeggiando perché conosco la mappa, so già che cosa fare. Ah, ecco, è iniziato un attacco via nave degli alleati iberici. Nota, questi attacchi sono totalmente inutili. L'unica cosa buona che fanno è buttar giù sta porta di Cartago Nova, che ha una popolazione su 100, cioè questa fortezza è finta, non produce unità. In realtà poi ne sforna alcune per attaccare. Però guardate quanto è ben difesa. Non so che livello sono queste unità, magari lo vedremo appena questi faranno il loro attacco suicida. Comunque sono un puttanaio e mezzo di unità. Questi stanno ancora qua che ciucciano. Perché mi sa che possono arrivare fino allo stesso livello. Vabbè, raga, questi sacerdoti...
sarà vita molto facile perché potranno curare le unità. E insomma, gli avversari avranno difficoltà a buttarli giù. Cioè, sti cosi sono più resistenti. Vabbè, dai, per ora basta così. Poi più avanti magari ciuccerete un altro po' di esperienza. Ma a quanto pare possono arrivare proprio al livello esatto. Questo non lo ricordavo. Vabbè, ormai manca poco, ma sti cavoli. Dunque, pian pianino, col passare del tempo, spuntano queste carovane di fanti numidi che proteggono questi muli di 4000 viveri che riforniscono Cartagonova. Vediamo un po'. Sono tutti di livello 1. Cioè, in questo momento entrare qui sarebbe un suicidio. Però, se tutte queste unità fossero sul punto di morire di fame, avrebbero pochissimi HP e a quel punto non importa il livello dell'unità, non importa il tipo di unità. Insomma, la fame rende tutti uguali. A proposito di fame, confidate nel mio acciaio. C'è la lisca di pesce sulla mappa. Ancora un po' di risorse. Allontanatevi gli mortacci vostri. Tocca fare una catapultina. Niente ferma la mia lancia. Fortuna audaces iuvat. Vediamo se vogliono uscire o no. Pronto per la battaglia. Proprio bella l'armatura così dorata. Eh sì che vogliono avanti, uscire. Avanti legionari. Dimmi o Cesare. Per la gloria di Roma. Confidate nel mio acciaio. Meglio avere più unità affibbiate a Scipione piuttosto che a Pavonius, ovviamente. Veni vidi vici. È duro da buttare giù questo qua, oh. Mi batterò fino alla morte. Dimmi, o Cesare. Avanti! Quindi il mio obiettivo sarebbe fermare queste carovane, ma è una cosa che non ha molto senso iniziare a fare fin da subito, perché è impossibile bloccare ogni carovana così all'inizio, perché ci sono questi presidi, questi tipi non muoiono di fame. Le carovane possono spuntare da vari punti e niente ferma la mia lancia. Uno poi non ha la possibilità di inseguire il mulo per catturarlo o ucciderlo. O meglio, può farlo, ma poi si imbatte in questi avamposti. È complicato. La cosa migliore da fare, secondo me, è prima sbarazzarsi proprio di tutte queste varie postazioni e poi pian pianino occuparsi proprio dell'intercettazione delle carovane. Ora aspetto che questi arrivano, perché non voglio affrontarli insieme a questi qua. In realtà credo che potrei, non so quanta differenza farebbe, ma... ma sì, sti cavoli, andiamo. C'è un po' traffico, questi non riescono ad andare avanti. Raga, siete un po'... non lo so, c'avete l'armatura dorata, ma è tutto nepotismo questo. Cioè, voi non avete una bravura vostra, è tutta roba finta. L'abito non fa il monaco e l'armatura non fa il soldato. Lottatore mauritano che un altro po' si ammazza da solo con furia. Non è durato niente, appena attivato l'abilità. Un po' di perdite, magari un pochino, sì, ma abbiamo i sacerdoti che curano tutto. Altra carovana, che seccatura. Facciamo una cosa, non ha senso battermi con loro per ora. Andiamo qui. Aumento la velocità. Ah, caspita, stanno passando proprio per di qua. Allora, aspettate, rimandiamo un attimino. Ah, non posso evitare lo scontro. Sti cavoli, ammazziamoli. Fortunatamente sono scarsi, non dovrei avere perdite in teoria. Ok, un po' di cure. Tutti come nuovi. Confidate nel mio acciaio.
Adesso so io che sento la fame. Fatemi abbattere questi in fretta. Poi devo occuparmi del villaggio. Potrei catturare questi muli? Questi invece ho lasciato passare, perché mi sono fermato a combattere. Avrei dovuto dedicare una truppa con la cavalleria preferibilmente, perché così è più veloce. Oh wow, Furbos elefante da guerra si è messo in una posizione tale per cui è protetto da molti lati. Ma comunque i sacerdoti hanno guarito. Avanti, legionari! Quell'unità che stava prendendo danni, quindi no problem. Qui ci sono 26 lancieri ibici. La vittoria sarà nostra! Regà, non state così vicini. O succede quello? Gli dei sono con noi. Sacerdoti provano a curare, ma la fame è un nemico molto particolare. Confidate nel mio acciaio. Niente ferma la mia lancia. Credo siano riusciti a uscire tutti i princeps dalla torretta prima di... non ce la faccio a catturare neanche questo ormai. Che Giove sia con te. Guarda un po' che infami, ne hanno lasciato uno dentro. Ok. E anche questa è fatta. La mia magia è al tuo servizio. Non so da dove sono usciti un po' di viveri, ma mi fa molto piacere. Adesso mi occupo di sto posto. Ah, sono arrivati i rinforzi, fin tanto che ho forte d'addestramento. Il problema è che mi hanno mandato un po' di truppe. E aiuta molto la vita in più ottenuta grazie all'esperienza di Scipio Scipio. Ah, che bello, ma sì, fatevi ammazzare. Beh, in realtà credo riusciranno a catturarlo, ma vabbè. Ho fatto molte ferite, adesso combatteranno. No, non combatteranno. Sti cavoli. Credo vogliano tornarsene. Aspettate, visto che non ho più il problema della fame, fatemi liberare pian pianino sti vari avamposti. Adesso posso utilizzare questa meccanica del forte di addestramento, forte di reclutamento. Mi basta mandare i contadini. La vittoria sarà nostra. Che pian pianino col passare del tempo verranno convertiti in guerrieri con mazza. Ma stanno venendo proprio da me, credo. O forse stanno tornando a Cartago Nova. E si stanno morendo di fame. Benvenuti nel club. Si stanno venendo proprio da me. Vabbè. Occupiamocene al volo. È un peccato che abbia perso la cavalleria iniziale, però fortunatamente mi arriva un po' il rimpiazzo iberico, di cui ho davvero bisogno. La mia cavalcatura è pronta. E abbiamo liberato anche questo. Loro stanno passando per di qua. Manca farlo apposta. E forse mi conviene sbarazzarmi anche di questo. Non si sa mai. Ora un paio di cose riguardo zio e papà di Scipio Scipio. Innanzitutto lo zio combatté in una battaglia sull'Ebro, una battaglia navale, e accadde una cosa molto... molto simpatica e molto assurda. In pratica, a un certo punto della battaglia, i cartaginesi furono costretti a spiaggiare le loro imbarcazioni e a lasciarle, cioè insomma, sbarcarono e lasciarono lì le navi.
E i romani ne approfittarono, cioè arrivarono lì con le loro navi e si misero a rimorchiare le navi dei cartaginesi e gliele rubarono da sotto il naso. È una cosa molto... viene da ridere, perché a pensarci sembra la scena, non lo so, di un film comico. Ora, vediamo che caspita posso fare. Pavonio, te sei messo davvero male. Facciamo una cosa, io svincolo la cavalleria. Fatemi anche diminuire la velocità. La vittoria sarà nostra. Forse ho diminuito un po' troppo, ok. Ok, Pavonio ha 9 unità e a cavallo sono un po' poche. Comunque, qual è il mio obiettivo? Qui intanto stanno iniziando a sfornare mazzieri. Ah, sono arrivati altri, ottimo. Dunque, adesso io con Scipio mi occupo di fronteggiare la fanteria. Passeranno per di qua, ok. Mentre con Pavonius poi andrò a... Sai, ti dico, forse è meglio solo cavalleria, pure se siete pochi. Avanti! Perché questi mi rallentano. Dimmi, Cesare. La mia magia è al tuo servizio. Spero che il forte con questi mazzieri dentro non si mettano ad attaccare il mulo. Fortuna audaces iuvat. Ok, e loro intrattengono la fanteria mentre io dico di catturare il mulo. Se provassi a catturare in questo momento non ci riuscirei, perché è circondato da fanti numidi, quindi la lealtà non scenderebbe. Vedete, fa ancora fatica anche a sta distanza. Taglie, regà. No, non attaccarlo, ma che caspita fa? No, licenziatelo! In esilio. In esilio come manco Napoleone. Ma guarda un po' te. Alla carica! No, aspetta, eri tu? No, eri tu? No. Aspetta, non ti avevo svincolato forse. Devi andare a morire di fame da solo qui. Ma non ci si crede. È un po' uno sbatti però, perché Scipione è molto lento senza cavalleria. Ah, passano proprio per qua sotto, tra l'altro. Cioè, guarda un po' te la sfiga. Facciamo una cosa, io mi metterò a catturare il mulo qui. E Scipio, tu... qua c'è sta seccatura. C'è pure gente là dentro. Vediamo se riesco a intercettarli qui. A me non importa che loro stiano morendo di fame, perché tanto devono semplicemente catturare... cala. Vabbè, voi occupatevi di questi. Devono semplicemente catturare il mulo, non importa se loro hanno poca vita. Probabilmente affronterò anche queste unità, ma sono di livello 1. La vittoria sarà nostra. La cosa non mi spaventa. Fortuna audaces iuvat. Veni, vidi, vici. Sì, qua si sono fatti ammazzare. Non ho unità qui. Tu stai morendo di fame da solo. È giusto che sia così. Le perdite comunque ci sono, perché la fame fa il suo sporco lavoro. Questi adesso andranno a rompere le scatole qui. Io praticamente non ho difese. Sta cosa non va fatto bene. Il mio esercito è stato disintegrato. Non capisco bene perché, sinceramente, non mi aspettavo
perdite così ingenti. Porca miseria. Oh, 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 ridendo e scherzando. Dietro di me cavalca la tempesta. Oh, finalmente. Ora entra qua dentro, voi vi siete pure riforniti. Sono veloce come il... La conoscenza è... Se lo catturano è un pochettino un problema. Me non serve occuparmi di questo, però se non mi ammazzate i soldati mi fate un piacere. Mi servirebbero un po' di rinforzi adesso. Ho avuto un casino di perdite che proprio non mi aspettavo. Beh, voi restate un attimo qui a prendere il sole. Risolveremo la faccenda a breve. Aspetta un attimo. Rifornisci questi qua, ottimo. Beh, a questi posso anche dire di mettersi a catturare effettivamente. Tutti quei fanti numidi che fanno da scorta, se riescono ad arrivare qui, si uniscono al numero ovviamente e tra l'altro condividono il loro cibo con gli altri. È molta poca roba perché comunque il tempo che fanno tutto il tragitto lo consumano tutto o quasi. E poi comunque sono talmente tanti che 4-5 vivere in più non cambiano niente. E ripeto, quando hanno pochissima vita le unità, insomma, non importa né il tipo né il numero. Quindi il fatto che qui stiano aumentando non mi preoccupa. Però ovviamente devo creare la situazione in cui io riesco a bloccare le carovane. Qui c'è un po' di oro che non mi serve assolutamente a niente. Ok, vi ho detto sta cosa sullo zio. Adesso una cosa sul padre di Scipione. Innanzitutto partecipò alla battaglia del Ticino. E fra parentesi partecipò anche Scipione stesso. Bene, quando era più giovane. Avanti, legionari! Il padre di Scipione venne ferito, mi pare, una cosa del genere. Comunque era a rischio di vita e venne salvato proprio dal figlio. La conoscenza è potere. E questa è una curiosità. L'altra curiosità è che Scipione combatté anche a Canne e fu uno dei sopravvissuti. Al di là di prigionieri e robe varie, ci fu un numero di soldati che riuscì a, come dire, fare pressione nella fase di accerchiamento, intendo, e riuscì a crearsi una via di fuga. Comunque gli schiaffi ce li prendo pure contro i fanti numidi. Veramente preoccupante come cosa. Guarda come attaccano i vecchietti e non riescono a fare niente perché sono vecchi corazzati. La tenacia è leggendaria. Ciò sarà grato. Conosco ogni palmo di queste terre. Guarda che mi arrivano i rimpiazzi e dai. Ah, ce ne sono ancora due, vabbè. Meglio morire che indietreggi. Dietro di me cavalca la tempesta. Ok, diciamo che la strategia ormai l'avete capita. E anche questo è andato. Spunta subito il rimpiazzo. Questi dovrò intercettarli da ste parti. Non ho ben capito se passeranno per di qui o per di qua. Comunque con Phenicotterus sto a posto così. Pavonius, Phenicotterus, quello che è. Come numero stiamo a posto. Quindi direi di dare un po' di cavalleria anche a Cesare.
Cesare? Perché da dove è uscito Cesare? Non lo so. Scipione, così gli aumenta la mobilità. Qui il massacro degli iberi che vanno a suicidarsi. 4 viveri, vedete, ovviamente pian pianino. Non potranno passare. Andiamo altri contadini. E questi attacchi qui che fanno gli iberici sono proprio inutili, perché comunque... cioè, anche quando stanno morendo di fame le unità... lì a Cartago Nova, le unità iberiche sono talmente poche e muoiono passando per le mura, che non riescono mai ad ammazzarne un numero decente. Cioè, bisognerebbe aspettare davvero troppo per svuotare Cartago Nova affidandosi esclusivamente a... conosco ogni palmo gli attacchi di queste terre. Via mare. La mia magia è... fatemi intercettare questi qua. Avanti, puntano regionali! Sempre al forte d'addestramento per togliermelo. Pian pianino adesso la fame inizia a lavorare. Fatemi salvare, cosa che non avevo fatto fino ad ora. Cartago Nova è troppo lungo come titolo. Lunga vita alla pigrizia. Scriviamo semplicemente carta. Quindi sì, vi ho detto che Scipione è sopravvissuto alla battaglia sul Ticino e alla battaglia di Canne. Quindi, cioè, non solo è veramente incredibile che lui abbia avuto la fortuna, credo sinceramente, perché in questi casi non si tratta di bravura né come generale né come soldato, è semplicemente fortuna, è il caso. Ha avuto il caso di sopravvivere in queste due occasioni e poi si è ritrovato ad affrontare Annibale. Cioè, pensa un po' a volte alle coincidenze della vita. Non solo questo, ma proprio perché lui ha partecipato alla battaglia sul Ticino e Canne, ha comunque visto con i suoi stessi occhi la bravura di Annibale e ha imparato molto da quelle battaglie. Adesso ci siamo. Va bene ragazzi, avete capito com'è che funziona questa mappa? Non è che ho altro da mostrarvi. Ok, ci siamo. Vabbè, io sono venuto tra l'altro con la processione di muli, con i viveri, quasi per prenderli per il culo a loro che stanno morendo di fame. Guardate, è un oceano di nemici, ma... guardate quante barre... praticamente consumate. Guardate, uno sterminio in una manciata di secondi. Questi possono pure prendersi il lusso di non fare niente. Avanti, legionari! La battaglia è finita. Avete visto quanti erano, no? Non c'è voluto niente. Questo mostra la potenza della fame. Vabbè, ovviamente ho lasciato perdere sta carovana appena l'ho vista spuntare, perché sapevo che avrei avuto abbastanza tempo. La città di Cartago Nova è stata distrutta. Senza di esse i cartaginesi non hanno alcuna possibilità di mantenere il dominio della Spagna.